Era sabato 29 maggio 2027. Il Milan aveva appena vinto il suo 21esimo scudetto, ma soprattutto, per la prima volta nella sua storia, era finalmente riuscito a collezionare il triplete. Dopo 20 anni dall'ultima volta, infatti, la settimana prima aveva vinto la sua 8ª Coppa dei Campioni, guidato da mister Ignazio Abate in panchina, dai gol di Rafa Leao, ormai pronto al suo primo pallone d'oro, nonché dal suo numero 9 Lorenzo Colombo. Tutti esultavano allo stadio La Cattedrale di Milano, dai tifosi ai giocatori, passando per Stefano Pioli in tribuna, diventato l'allenatore della seconda stella, ma all'epoca presidente onorario del Milan. Tutti esultavano, meno che una persona. Capitano Alessio Romagnoli, infatti, sedeva solo e triste in panchina e con le lacrime agli occhi osservava tutto ciò che gli accadeva intorno con aria distaccata. A un certo punto, il compagno di mille battaglie Davide Calabria lo raggiunse, chiedendogli che cosa avesse. "Niente, ho solo sentito delle voci", rispose Romagnoli. "Che voci? Che te ne frega delle voci, bro? Abbiamo vinto il triplete. Te lo ricordi dove eravamo 10 anni fa? Te lo ricordi come eravamo conciati l'anno in cui tu rinnovasti il contratto per la prima volta? C'era quel cinese lì, come si chiamava? Ah, sì, Yongli." Romagnoli fissò il terzino con cui aveva giocato più di 300 partite e sorrise amaro. "Me lo ricordo bene, troppo bene. E le voci che ho sentito, purtroppo, vanno in quella direzione." Calabria appoggiò per terra la Champions League e fissò Romagnoli. Poi gli chiese cosa stesse dicendo, supplicandolo di dargli una risposta. Ma Romagnoli si alzò e tirò dritto negli spogliatoi. Calabria rimase così intontito, non capendo le parole e il comportamento di una persona che ormai credeva di conoscere come le sue tasche. Poi riprese a guardare i tifosi intorno a sé. Doveva ancora abituarsi a quel nuovo stadio, ma già lo adorava. La tribuna d'onore poi era vicinissima alla panchina. E lì, accanto al vicepresidente Zlatan Ibrahimovic, c'era un'altra persona, Paolo Maldini, che in quel momento doveva essere l'uomo più felice del mondo. Ma Paolo stava piangendo. E poi ad un tratto si alzò anche lui, scendendo verso gli spogliatoi. E le sue lacrime non sembravano di gioia. Spaventato, Davide si lanciò al suo inseguimento nel tunnel, iniziando a urlare: "Capitano, capitano, Paolo!" Paolo, che aveva appena abbassato la maniglia dello spogliatoio del Milan, si bloccò, sentendo i passi furiosi di Calabria avvicinarsi. Parlò con voce tremante: "Vai di là, Davide, vai in campo. Esulta, goditi questo momento. Ma Paolo, perché sei triste? E perché triste anche Alessio? C'entra il suo rinnovo un'altra volta? Se ne va? C'entra Raiola? Cosa sta accadendo?" Paolo, sempre stringendo la maniglia, inspirò: "È finita, Davide. Per me, per Alessio, per te, per tutti. È finita." Per la seconda volta in pochi minuti, Calabria non stava capendo nulla di ciò che gli veniva detto. Ma stavolta fu Maldini a parlare per primo. "Il fondo Elliott ha vinto la Champions, ha costruito lo stadio. Ora venderà. Lui sta tornando." In quel momento, Paolo lasciò la maniglia, ma la porta si aprì dall'interno. Romagnoli, ancora più scuro in volto di prima, apparve nel corridoio. Fissò prima Maldini, poi Calabria. "Lui sta tornando. E questa volta non porterà con sé solo Mirabelli. Questa volta vuole anche Leonardo al posto di Paolo." Se davvero è possibile sentirsi raggelare il sangue, Davide Calabria sperimentò questo fenomeno quel pomeriggio del 29 maggio 2027 nello spogliatoio dello stadio La Cattedrale, davanti a due capitani del Milan che avevano alzato la Champions League a 20 anni di distanza l'uno dall'altro. Piano piano tutti i giocatori rientrarono negli spogliatoi e uno dopo l'altro iniziarono a chiedersi come mai Calabria e Romagnoli, i due veterani del gruppo, fossero seduti con lo sguardo perso verso il pavimento. Poi a un tratto la porta si riaprì di colpo. Le luci si spensero ed entrarono 6 figure. 5 erano incappucciate, una invece era ben distinta. Si trattava del presidente Paolo Scaroni. "Un momento di attenzione, prego." Leao smise di sorridere. Brahim salì sulla panchina per vedere meglio. Teo spense la cassa che stava riproducendo Papete Beach Compilation 2005. "Signori, vi ringraziamo davvero per quanto avete fatto. 3 scudetti, una Champions, 2 Coppe Italia. Un giocatore di voi presto vincerà il pallone d'oro. Ci avete permesso di creare questo stadio, il più bello del mondo. Per questo vi ringraziamo. Tuttavia, oggi non sono qui per portare buone notizie." Mormorì iniziarono a pervadere lo spogliatoio. Sempre più occhi tornarono a fissare Calabria e Romagnoli. "Oggi, signori, vi devo dare un numero. 215/A. Per molti di voi questo numero non significa molto. Almeno non significava molto fino ad oggi. Ma ecco, d'ora in poi invece assumerà un valore tutto nuovo." Scarone inspirò. Poi riprese a parlare. "La 215/A è una clausola presente nel contratto che stipulammo 10 anni fa quando noi, il fondo Elliott, acquistammo il Milan." Ecco, in quella clausola, che molti di noi si erano dimenticati, c'erano delle condizioni che, se soddisfatte, avrebbero permesso al precedente proprietario di riprendersi il Milan gratuitamente, come se il nostro fosse stato un prestito di 10 anni. I mormori si fecero sempre più accesi. Calabria e Romagnoli, bianchi in volto come non mai e con gli occhi dilatati, alzarono lo sguardo in direzione dei 5 soggetti incappucciati. 2 erano alti, 2 più bassi. "Le condizioni, signori, sono le seguenti. Il Milan sarebbe tornato al suo precedente proprietario se entro 10 anni dalla cessione del club quest'ultimo avesse avuto uno stadio di proprietà, avesse avuto un bilancio in pari per 3 esercizi consecutivi e se..." Scarone si schiarì la gola. "E se avesse vinto il triplete?" Un lampo attraversò la sala e una delle figure incappucciate si rivelò alla platea di giocatori. Un uomo, il più basso, prese la parola. "Grazie ragazzi, grazie a tutti. 10 anni fa il Milan è andato molto male. Ora invece tutto andrà bene. Permettetemi di ringraziare Mister Ignazio per il suo lavoro. Ma oggi comincia nuova era. Era di Sensei Marco." L'uomo che parlò era Yongli. E subito dopo, quello alla sua sinistra si tolse il cappuccio. Era Marco Giampaolo. "No!" gridò Teo Hernandez. Prese la rincorsa e sfondò una finestra, atterrando
al piano di sotto. Si guardò alle spalle, ma poi scappò, senza tornare mai più. Bene, leso bene il mio primo dono. Dunque, ecco secondo. Massimiliano e Malco, avanti. Altri due uomini si tolsero il cappuccio. Erano Mirabelli e Fassone. Ragazzi, direi di passare subito alle cose formali. Paolo Maldini, fuori dai coglioni. Ecco il nostro nuovo direttore dell'area tecnica. Leo, fatti pure avanti. Un'altra figura si tolse il cappuccio, ma non era Leonardo. O meglio, era Leonardo Bonucci. Sono venuto per spostare gli equilibri ancora di più, come già feci 10 anni fa, quando grazie a me non retrocedemmo. Ora, dopo aver salvato il mondo dal cambiamento climatico, sono pronto per una nuova sfida. E per farlo, non sarò solo. Manca solo un uomo da rivelare. Fai un passo avanti. Col destro se ci riesci. Non ci riesco. Allora va bene col sinistro, rispose Bonucci. La figura più bassa avanzò. Si tolse il cappuccio e sorrise. Sono a casa. Era Suso. Tutto bene, sarà bella stagione. Forza Milan.